Matteo, eccoci. Buonasera. Mi senti? Ciao Matteo. Allora, Matteo Corasaniti, giusto? Ho pronunciato bene? Sì, direttore delle operation di CERC. CERC è questo, questa società che opera monopattini elettrici in free floating attraverso il classico meccanismo delle app, quindi insomma app generation, no? App economy. Matteo è con noi oggi qui su Nirvana per parlare in generale dei monopattini elettrici e della loro diffusione negli ultimi anni, sia sul mercato privato ma soprattutto appunto nel mercato dell'affitto, insomma adesso non so come chiamarlo, cioè della possibilità nelle grandi città di andare a aprire l'app, trovare un bel monopattino elettrico in giro vicino a dove si è, prenderlo, sbloccarlo, arrivare a destinazione e pagare il meno possibile con una comodità massima, con ovviamente il meccanismo che va tanto di moda e tanto fa discutere negli ultimi anni, che è quello del free floating, cioè non, questi mezzi, che siano biciclette, auto, monopattini elettrici o qualunque altra cosa ci si inventerà in futuro, non hanno una base fissa ma possono essere presi e lasciati dove si vuole. Questo chiaramente aumenta immensamente la comodità per chi deve utilizzare questi servizi, però presenta anche altri problemi, chiaramente, di cui magari parleremo velocemente. Io sfrutto però Matteo per iniziare intanto a parlare della situazione italiana, che tu conosci benissimo chiaramente Matteo, ma che magari i nostri, diciamo, ascoltatori non sono aggiornatissimi. Permettimi semplicemente di fare un riassunto velocissimo di dove siamo arrivati oggi, poi dopo chiaramente cerco di lasciar parlare più te di me, ho questo vizio Matteo di parlare troppo sempre, però allora, dove siamo arrivati? È entrato in vigore un decreto nuovo a firma 5 Stelle o comunque Toninelli o quello che è, lo scorso 27 luglio, che ha cercato di regolarizzare i monopattini elettrici in Italia, che vi ricordo fino a quel momento, ma in parte anche oggi, sono totalmente illegali, perché appunto necessiterebbero, visto che sono mezzi di locomozione o di, non mi ricordo qual è il termine tecnico, ma insomma di com'è Matteo, cioè, hanno un nome, come? Sì, allora diciamo che il decreto del 4 giugno, il decreto ministeriale, li individua come dei dispositivi per a propulsione elettrica. Sì, ecco, esatto. Quindi comunque necessitavano, prima di questo decreto, per essere utilizzati, di casco, targa, assicurazione, libretto di circolazione. Erano un po' equiparati a dei ciclomotori praticamente, e è successo anche che diverse persone hanno ricevuto multe, sequestri, tolti punti dalla patente, perché magari ne hanno incontrato dei vigili particolarmente, diciamo, insomma, ossequiosi delle leggi vigenti. Fatto sta che è successo che a inizio estate è uscita questa sperimentazione che riguarda solamente alcune città. E leggo il mio vecchio articolo, non so se è cambiato tanto rispetto a questo, comunque più o meno è questo, cioè Milano, Torino, Pesaro e Rimini hanno reso legali i monopattini elettrici e anche i vari Segway, monowheel e tutte le varie, diciamo, versioni o varianti, con diverse regole per ogni comune. In generale i nuovi mezzi elettrici potranno circolare solo nelle piste ciclabili, aree pedonali e strade dove il limite è 30 km/h, le famose zone 30. Le città dovranno, anche questo è il punto
punto di cui si è discusso tanto negli ultimi mesi. Le città dovranno anche modificare le indicazioni stradali, indicando con nuovi segnali le aree in cui è possibile utilizzare questi mezzi. La velocità massima varia da città a città, altra roba che mi ha veramente fatto super così pensare, ma che cavolo, e da zona in cui viene utilizzato il mezzo. Si passa dai 6 km orari delle zone pedonali ai 15-20 km orari delle ciclabili e zone 30. Alcuni comuni hanno deciso di riservare le ciclabili e le strade ai monopattini e ai segui, escludendo gli altri mezzi. Non serve il casco, ma la sera è obbligatorio anche che il mezzo abbia le luci anteriori e posteriori. Al buio è anche necessario indossare il corpetto catarifrangente, altra roba incredibile. È vietato ovviamente girare in due o trainare altri mezzi, e ci mancherebbe, benissimo. E last but not least, importantissimo per tutti quelli che si sono comprati i monopattini cinesi negli scorsi anni, inoltre è naturalmente, se il mezzo non ha il marchio CE, è totalmente illegale a prescindere, e potete usarlo unicamente nel vostro cortiletto o nella vostra proprietà privata e non certo in strada. Questo, diciamo, è la situazione più o meno aggiornato alla scorsa estate. È cambiato qualcosa, Matteo, nel frattempo? Ma allora, diciamo che le città, quindi i comuni più importanti, come abbiamo citato, quindi in particolare Milano, Torino, hanno poi promulgato nel corso dell'estate una prima delibera di giunta che sì, regola l'utilizzo del monopattino da parte quindi determina le aree di circolazione, determina le velocità, determina sì, le strade in cui è possibile andare o dove non è possibile. Però è stato fatto un passo in avanti, nel senso che è stato insomma, promulgata una seconda delibera di giunta sia nella città di Milano che quella di Torino, che diciamo regola la, come dire, il servizio da parte delle società in sharing, quindi fra cui naturalmente la nostra CERC, e a questa delibera poi è allegato un avviso pubblico al quale noi abbiamo risposto sia per Milano sia per Torino, e diciamo questo avviso pubblico sono contenute proprio le prescrizioni esecutive che le varie società sharing devono possedere per mettere in pista i monopattini. Quindi diciamo che abbiamo aggiunto un tassello, ok, però siamo comunque in attesa diciamo degli esiti di queste diciamo della nostra manifestazione di interesse. Ah, ok, quindi diciamo che è arrivato un passo ulteriore dedicato alle società come voi che si occupano di sharing, insomma comunque di noleggio di questi mezzi, però in realtà siamo fermi sia sul lato privato sia che sul vostro lato, cioè ancora non sono utilizzabili legalmente a Milano e Torino? Questo dipende dal tema che tu hai citato prima della apposizione della segnaletica stradale. Quindi, delle indicazioni stradali, incredibile. Quindi si sta aspettando quello. Esatto, diciamo che il Comune di Milano e quello di Torino hanno diciamo parzialmente completato la posatura, se possiamo così dire, della segnaletica appunto che avvisa insomma gli avventori in città che nella città si sperimenta la micromobilità elettrica. Gli ascoltatori possono verificare entrando a Milano, per esempio su Palma Nova, piuttosto che insomma in altre vie, oppure in Torino nelle aree centrali, appunto la presenza di questi nuovi cartelli che sono ancora però bandati, i quali appunto verranno poi come dire aperti e resi come dire in vigore nelle prossime settimane. Quindi diciamo che è ancora tutto abbastanza così, immobile, ecco. Ok, però ci siamo, cioè hanno messo i cartelli bandati, stanno aspettando che siano dappertutto per togliere la maschera, è così? Una cosa del genere? Esatto, diciamo sono stati fatti dei passi in avanti e siamo fiduciosi che insomma a breve insomma si chiuderà questo capitolo e potremo finalmente mettere i monopattini in città. Siamo veramente io so Matteo che tu non vuoi e non puoi sbilanciarti, però cioè, lo faccio io per te, è veramente una roba, cioè, no, sono le comiche e tra l'altro nel mio articolo della scorsa estate in cui raccontavo appunto tutto quello che ho letto prima, cioè tutta questa roba per cui
regole, regoline differenti da città a città. Quella è veramente la cosa più assurda, per cui uno si ritrova magari che è abituato a Milano andare in pista ciclabile ai 25, invece a Torino ai 20 e a Bologna invece ha deciso che no, le piste ciclabili no, non si può. A parte questo, io veramente mi chiedo, chiudo l'articolo e dico anche oggi, non capisco veramente perché non abbiano semplicemente uniformato tutto quanto alle biciclette, che anche loro devono rispettare il codice della strada, non hanno regole particolari se non limiti di velocità sensati, che tra l'altro su questi mezzi elettrici si potevano mettere molto facilmente, bastava limitarli tutti quanti, per esempio ai 15, ai 20, per esempio, fine, e basta, non c'era bisogno di nulla. Dove possono andare le bici, possono andare anche i monopattini elettrici, che vanno anche più lento, cioè uno che spinge un po' in bicicletta va molto più forte di 20 km orari e può girare senza casco, senza catari frangente, senza robe strane, senza Esatto, questa niente. è una posizione che naturalmente, quella diciamo dell'equipollenza fra monopattino e bicicletta, è una posizione che noi di CERC sicuramente auspichiamo. Sappiamo di non essere soli, quindi diciamo tutta l'industria chiede con forza questo ulteriore passaggio, diciamo, a livello nazionale, insomma, a coloro che poi Qual è devono secondo fare te il le. problema? Qual è il punto? È veramente che questi hanno voglia di fare leggi a caso e di inventarsi regole e regolamenti? Cioè, ci sono altri diciamo, fattori in gioco che io ora non considero? Non so, il mercato delle biciclette? Cioè, non capisco veramente quale sia il problema. Ci sono i produttori di biciclette che hanno paura di vendere meno bici? Ci sono interessi che io non vedo? Cioè, perché complicare così le cose? Ti sei fatto un'idea? Allora, l'idea che mi sono fatto è che diciamo che un po' tutta questa regolamentazione sia figlia, come dire, della paura, forse se vogliamo, che succeda qualcosa di brutto nelle città e nelle strade, e che quindi che questi incidenti poi coinvolgano i monopatti. E appunto quando purtroppo si va verso questa direzione, quindi diciamo si promulgano i regolamenti un po', diciamo, governati da un'eccessiva, forse un'eccessiva paura, si rischia di complicare esageratamente le cose. È evidente che la sicurezza deve essere il tema principale. Noi di CERC nel resto d'Europa siamo attivi, facciamo corsi in cui facciamo indossare anche degli occhiali tipo Oculus che simulano, diciamo, come dire, l'ubriachezza, in maniera tale da poter dare, insomma, consapevolezza agli utilizzatori di quanto sia pericoloso utilizzare in maniera impropria il monopattino. Quindi diciamo che c'è un impegno forte alla sensibilizzazione, però al tempo stesso, insomma, è evidente che ci sia stata, come dire, un po' una presa di mira del monopattino, forse eccessiva. Avete qualcosa anche sull'app? Adesso che me l'hai ricordato questa cosa dell'ubriachezza, ero in Germania, sinceramente adesso non mi ricordo se stavo usando i vostri di CERC o qualche vostro concorrente, e l'app, mentre ero in centro, e devo dire che ero effettivamente ubriaco, mi ha proprio detto non usare il monopattino mentre sei ubriaco, e non ho capito se era una roba che a quell'ora di sera diceva a prescindere in centro a Colonia o se si è reso conto in una qualche maniera che io ero particolarmente storto e quindi si è accorto che io non ero, diciamo, totalmente padrone del mio corpo. Avete qualche sistema integrato nell'app o mi sono fatto un mega viaggio No, allora abbiamo dei io? sistemi di slideshow proprio atti alla sensibilizzazione, pertanto ogni qualvolta viene aperta l'app, diciamo che noi inviamo una serie di messaggi ai nostri utenti, tra cui appunto Ah, messaggi, ok. come Quindi era dire, semplicemente che anche. era sabato sera e giustamente l'app così te lo ricorda a prescindere. Beh, per me ha funzionato, effettivamente ha molto senso. E allora, visto che ne stiamo parlando, raccontami un po' di CERC. È un'azienda che nasce in Germania, giusto? Corretto, nasciamo in Germania, Da quartier generale poco? 2018, fine 2018, ci Sì. siamo poi, diciamo, espansi nel resto d'Europa e Dubai nel corso del 2019. Abbiamo aperto più di 40 città, siamo in più di 13 paesi
paesi, quindi diciamo una crescita esponenziale. Cavoli, sì. E, ho provato i vostri modelli in Germania e ho notato rispetto, diciamo, alla concorrenza che avete fatto delle scelte sul design del monopattino molto interessanti, perché diciamo si vede che rispecchiano il mercato europeo. In particolare segnalo che i monopattini hanno un ammortizzatore anteriore a molle, che è molto interessante perché diciamo, permette, diciamo, di andare un po' più lisci sulle strade europee, che magari non sono proprio esattamente super lisce, o hanno il classico San Pietrino, che non aiuta per niente l'uso in monopattino. E oltre a questo c'è anche il motore spostato sulla ruota posteriore, che ugualmente può aiutare molto. Mi confermi che sono scelte fatte proprio guardando il mercato europeo? Confermo esattamente uno dei nostri punti di forza, il fatto che il concept del monopattino viene sviluppato appunto qui in Europa da ingegneri europei, i quali hanno ben consapevolezza delle, come dire, delle nostre strade, no? Sono strade antiche, sono strade che hanno una pavimentazione non semplice, quindi per esempio mi riferisco, non so, al San Pietrino Romano, come dicevi tu prima, piuttosto che al pavé milanese, sì, piuttosto che insomma alla pavimentazione che possiamo trovare anche a Lisbona, no? Che è simile in qualche aspetto rispetto a quella che troviamo nel resto d'Italia, quindi molto complessa. È evidente che utilizzare un monopattino per tutte le città in cui Circ opera è utopicamente, diciamo, la scelta sbagliata, no? È evidente che bisogna differenziare, questo è il nostro punto di forza, appunto, il design in funzione del mercato che si aggredisce, quindi di conseguenza abbiamo monopattini diversi a seconda del mercato in cui decidiamo di entrare. Il monopattino che hai provato tu a Colonia è leggermente diverso rispetto a quello che i nostri utenti utilizzeranno qui in Italia, piuttosto che rispetto a quello che viene utilizzato a Parigi, piuttosto che appunto nel resto d'Europa. Giusto il tema della complessità anche degli elementi costruttivi che hai giustamente citato, il nostro punto di forza senz'altro è l'utilizzo di una doppia forcella ammortizzata, che fornisce insomma all'utente un maggior comfort di guida, e poi naturalmente la pedana più larga, più lunga, il freno a bicicletta, che insomma aiuta anche chi utilizza per la prima volta il monopattino ad avere nella frenata quelle meccaniche, quell'istinto nelle meccaniche di frenata, diciamo, che ricalca proprio la bicicletta, e quindi rende sì, poi più sicuro, più efficace. Come sono le regole in Germania? Ho visto per esempio in Germania che i monopattini hanno la targa, che è una soluzione, diciamo, non è proprio quello che pensavo io, cioè io me ne sarei proprio fregato equiparando semplicemente le biciclette fine, però dovendo regolamentare, dovendo pensare magari a incidenti o a roba simile, effettivamente inserire una targa ha senso, perché magari poi uno scappa, o comunque per identificare il proprietario la targa ha senso. Come sono le regolamentazioni in Germania rispetto all'Italia? Beh, allora, intanto per quanto riguarda l'identificazione del mezzo, lasciami dire che anche tutti i mezzi che metteremo qui in Italia sono identificabili con un numero di telaio, quindi abbiamo la possibilità poi eventualmente, se dovesse succedere qualcosa, di rintracciare l'utilizzatore, di rintracciare il monopattino evidentemente. Per quanto riguarda insomma, le norme in Germania hanno assimilato il monopattino al ciclomotore, quindi hanno fatto questa, cui hanno detto benissimo, il monopattino da domani è un ciclomotore, e quindi si deve dotare di targa, si deve dotare di una serie di elementi costruttivi differenzianti. Compreso il casco, quindi bisogna portare il casco? Non sono sicuro, mi sembra di no, che non sia necessario il casco, su questo sinceramente non ricordo perfettamente, so però che appunto devono essere funzionati e targati dall'ente. E quindi sono anche coperti da assicurazione? Sì, questo naturalmente sono coperti da assicurazione, sono coperti da assicurazione anche i monopattini che circoleranno qui in Italia, naturalmente con maggiore sforzo, perché evidentemente sì, anche la chiaramente tu adesso parli dei tuoi in affitto, però in Italia adesso, cioè con le norme vigenti, se io mi compro un monopattino non è che devo fare l'assicurazione per circolare, no? No, non è necessario, esatto, per le compagnie sharing che vogliono esercitare. Immaginavo, hai fatto bene a dirlo, infatti, perché
Te lo volevo chiedere tra l'altro sta cosa. E un altro aspetto, anzi un paio di aspetti che sono un po' più critici, diciamo, per voi, perché sono le cose, sono gli aspetti, diciamo, che vi fanno un po' odiare da chi non usa poi questi monopattini, cioè dove vengono lasciati e come vengono ricaricati. Io adesso negli ultimi anni ho girato tantissimo, li ho visti praticamente ovunque e ho visto anche un po' la loro evoluzione, in particolare negli Stati Uniti, in particolare sia a New York che a Los Angeles. In California ci sono state mille polemiche, sono stati ritirati, sono stati bannati da diverse città, poi sono stati reintrodotti in via sperimentale, eccetera, eccetera. Ne ho parlato diffusamente online. Una cosa che ho notato quest'anno proprio è che cominciano a comparire delle piazzole in cui lasciarli, in cui diciamo si vuole incentivare le persone a lasciarli. È chiaro che rimangono free floating, quindi uno può lasciarli dove vuole, però inserire queste piazzole proprio indicate con semplicemente per terra una segnaletica orizzontale a vernice con il classico logo del monopattino aiuta magari a concentrarli un minimo e a non vederli veramente abbandonati in giro per le strade. È una cosa a cui voi sareste favorevoli? Come la vedi? Allora, sì, senz'altro, diciamo, lavorare di concerto con la pubblica amministrazione è uno dei nostri, diciamo, punti di forza, no? Quindi è evidente che l'individuazione di aree all'interno dei quali i monopattini possono essere, come dire, diciamo, messi in parcheggio e fatti trovare all'utilizzatore è senz'altro auspicabile. Anche qui poi, naturalmente, però, per come è l'architettura del decreto, e poi chiamo insomma una regolamentazione ulteriore aggiuntiva comunale di ordine locale, diventerà abbastanza complesso tirare una linea e dire ok, facciamo tutti allo stesso modo. Sicuramente sarà interessante vedere insomma le città che riescono a interpretare meglio questo tema. Quello che stiamo cercando di fare è appunto comunque alimentare questo dialogo. Per quanto riguarda il tema quindi del free floating, quello che posso dirti è che sicuramente l'utilizzo del servizio free floating, diciamo che permette all'utilizzatore di goderlo al 100% a pieno. Quindi lo prendo in stazione centrale, sono di Milano per esempio, devo andare in ufficio, lo mollo diciamo nella rastrelliera delle biciclette davanti all'ufficio o comunque a bordo marciapiede in maniera tale che non dia particolare fastidio. Però ho la possibilità di arrivare magari percorrere 800 metri, un chilometro al posto capire col monopattino e di arrivare esattamente sotto l'ufficio. E se dovessimo, come per esempio dovremmo fare necessariamente per la città di Milano, compartimentare diciamo, lo start and stop del veicolo, quindi lo start del noleggio e lo stop del noleggio all'interno, per esempio, della cerchia dei navigli in sole rastrelliere della bicicletta, questo diciamo che interpreta un pochino Addirittura? Quindi avrete questo limite, cioè a parte la zona, anche addirittura proprio dove, cioè l'app ti dice non puoi lasciarlo qui, devi lasciarlo qua. È così? Esattamente. Sarà una, diciamo, un'area di servizio, come dire, a macchie di leopardo, all'interno della quale insomma l'utente potrà avviare il servizio, chiudere il servizio esclusivamente in corrispondenza delle rastrelliere o dei parcheggi delle biciclette, ecco, dei velocipedi. Quindi questo diciamo che aggiunge un livello di difficoltà sia a livello appunto nostro, diciamo sia lato nostro, sia lato utente che non può effettivamente utilizzare il monopattino nel 100% delle sue possibilità, ma deve naturalmente sottostare a quello che è la Chiaro. regolamentazione. Quindi altro che aree consigliate, come dicevo io. No, qui si parla proprio di aree obbligatorie, fondamentalmente, controllate dalla geolocalizzazione e dall'app stessa, da voi. Capito? Esatto, esattamente. E quindi altre regole da aggiungere alle regole sulle regole delle regole, e va bene, andiamo avanti così. E non ti chiedo commenti su questo, perché tanto non si commenta da solo, secondo me, però vabbè, sono punti di vista ovviamente. E l'altro aspetto, diciamo, che fa un po' discutere, o che comunque, diciamo, è una curiosità che ho io, è come vengono ricaricati i monopattini? Ci sono diverse soluzioni in giro per il mondo, di sostanze in società. Come fate voi? Li lasciate ricaricare anche i privati sotto compenso? Lo fate solamente voi?
Come funziona? No, non lo facciamo, non facciamo ricaricare i monopattini ai privati dietro compenso. Insomma, allora, per semplificare anche agli ascoltatori, ci sono due tipologie di approccio operativo, quindi dal punto di vista della ricarica dei monopattini e in generale della gestione delle operazioni di flotta e di magazzino. Primo approccio è un approccio, diciamo, cosiddetto americano, no? Quindi fondato sull'ottimizzazione dell'unità economica. E quindi volto, diciamo, alla riduzione all'osso dei costi operativi. Tradotto in soldoni, io pago, diciamo, spesso a cottimo un cosiddetto gig workers, quindi un ragazzo che per arrotondare raccoglie 4-5 monopattini al giorno, li mette insomma, nel suo furgoncino piuttosto che in macchina, piuttosto che, non lo so, li porta lui manualmente, li carica nella sua cantina, dopodiché il giorno successivo li porta in un hotspot che viene indicato appunto dal team operativo centrale per fare in modo che gli utenti lo possano utilizzare nuovamente. Vantaggi e svantaggi, no? Quindi il vantaggio qui è che diciamo, la società è molto più snella, quindi non immobilizza capitale per esempio in un magazzino, piuttosto che può risparmiare tutti quelli che sono i costi, diciamo, legati al lavoro, eccetera. Però perde anche il controllo della qualità dei processi produttivi, dei processi operativi. Quindi noi abbiamo fatto riferimento da sempre a un'altra tipologia di approccio, cosiddetto approccio europeo, perché è un approccio che nasce qui diciamo, con l'avvento di startup come Circ, come altri, diciamo, che operano il nostro stesso approccio. Questo si fonda invece sul controllo operativo, quindi è un pochino più costoso, quindi noi investiamo, creiamo dei team locali, delle squadre di professionisti, le forniamo, le equipaggiamo con dispositivi di protezione individuale, noleggiamo i furgoni, approntiamo un magazzino diciamo, tutti i vari sistemi di ricarica e tutta l'attrezzatura antincendio, dopodiché gestiamo la ricarica del monopattino, la quale avviene Autonomamente. Fate tutto voi praticamente. esattamente andando a prendere il monopattino in città con lo scarico. Noi abbiamo un back office che ci dice quali monopattini in città devono essere ricaricati, il van, quindi il furgoncino con sugli operatori esce, recupera i monopattini, li porta in magazzino, li mette sotto carica e l'indomani appunto li rimette in città. Questo offre molto più controllo dal punto di vista della qualità del processo produttivo. È evidente che chiaramente costa un pochino di più, però siamo ben Certo. lieti di fare questo investimento, che noi appunto crediamo non sia sufficiente un costo, ma sia un investimento, perché poi, volendo costruire delle relazioni di lungo periodo sia con gli utenti che con le amministrazioni locali, diventa una carta molto importante appunto l'affidabilità e la capacità, insomma, di mantenere alto il livello di qualità proposto. Certo. Allora, per ora operate solamente a Milano o anche a Torino? Cioè, state per iniziare ad operare in realtà, perché quello che dicevamo prima. Esatto, noi vogliamo operare sia a Milano che a Torino. Ora, Con naturalmente. quanti monopattini? C'è un limite imposto dalle città ora o Sì, quanti ne metterete? il limite massimo per Milano, scusami, per Torino è 500, quindi più di 500 non ne potremo mettere. Per Milano, diciamo che abbiamo potuto scegliere, possiamo scegliere fra un lotto minimo di 500 licenze e un lotto massimo di 750. Diciamo che Sono non tante o vogliamo. poche? Faccio fatica a valutare questo numero. Per una città come Milano, con le limitazioni che ci siamo già dette, cioè si potranno ritirare e lasciare solamente in alcune zone, quindi non va coperta l'intera città, sono sufficienti 500 unità secondo voi o no? Ma intanto lasciami dire che a Milano ci sarà un tetto massimo di 2000 licenze per tutta la città. Ok, quindi diciamo 4-5 operatori arriveranno. Esatto, io voglio semplicemente però porre un tema: ci sono 2000 lotti disponibili per i monopattini, ci sono 16.000 lotti disponibili per il bike sharing, quindi c'è come dire, una divergenza veramente molto rilevante. E insomma, visto che stiamo parlando di equipollenza fra monopattino. C'è veramente qualcosa che non torna. Non capisco se esiste la lobby delle biciclette o no, ma se esiste sta lavorando alla grande proprio. Questa non la sapevo. Cioè, addirittura 8 volte per le bici che occupano 5 volte lo spazio, tra l'altro.
Esattamente, di cui tra l'altro abbiamo già visto, insomma, anche nel passato alcuni utilizzi, soprattutto in poche compagnie di sharing, non particolarmente edificanti, no? Quindi tutti noi abbiamo. Se no, beh, figuriamoci. No, no, sappiamo benissimo. Hanno avuto il problema più grosso. Ma solamente per le bici normali o anche per le bici con pedalata assistita, elettriche, tipo quelle di Uber in America? Come si chiama? Super, non mi ricordo come si chiama. Jump, Vabbè, jump. Jump, No, scusami, sì. mi sembra che il tetto, insomma, riguardi sia le biciclette con pedalata assistita, senza pedalata assistita. Però tornando al tuo tema, sono Sì. tanti o sono pochi? Beh, al di là del fatto che appunto è evidente che c'è qualcosa che non torna, no? Sì. Fra il tetto di 2000 licenze del monopattino e 16.000 della bicicletta, se veramente si crea nell'equipollenza dei due mezzi, ti dico un'altra cosa, cioè il nostro obiettivo è quello di creare, il nostro dessert è quello di creare un ecosistema di mobilità urbana integrato, d'accordo? Noi abbiamo Sì. già esperienze importanti in questo senso, avendo firmato in Svizzera una partnership con SBB, che sono, diciamo, la Trenitalia Svizzera per semplificare, Ok. partnership che consente agli utenti di SBB, di, approdando nelle varie stazioni delle città in cui siamo presenti, poter prenotare il monopattino direttamente dall'app di SBB e quindi di poi chiudere l'ultimo miglio attraverso il monopattino, andando a far, come dire, utilizzare Chiaro. multimodalità, quindi Quindi tu treno. praticamente progetti il tuo viaggio dentro l'app. Non so, io per esempio parto da Ravenna, dalla Romagna, mi prendo i miei treni con Trenitalia e da dentro l'app di Trenitalia mi ritrovo già prenotato quando arrivo in stazione a Milano anche il monopattino che mi servirà per arrivare fino all'ufficio o al posto in cui devo andare a Milano. Tutto quanto integrato dentro un'unica app, senza dover creare magari un ulteriore account, senza dover scaricare un'app in più, senza dovermi sbattere in più, andando a coprire appunto l'esigenza primaria che coprite voi, che è appunto l'ultimo miglio, è di questo che parli. Esatto. Lo potete fare sia con i treni che con gli aerei, che con qualunque altro mezzo di trasporto, giusto? Il senso è questo qua. Esattamente, Molto esattamente. Esattamente, questo è interessante. l'obiettivo, il nostro obiettivo futuro, diciamo, è questo, giusto per dare una visione anche agli ascoltatori di dove vogliamo andare. Ecco, evidente che se purtroppo però ci sono soltanto 2000 licenze, diciamo, in complesso nella città, che poi si devono spartire, insomma, fra tre o quattro operatori, diventa molto difficile avere la capillarità che consente poi un utilizzo veramente, come dire, completo, ecco, Sì. in quest'ottica, nell'ottica multimodale del servizio, perché è evidente che ci saranno dei posti, soprattutto, diciamo, nelle zone non centrali della città, nelle quali i monopattini non ci saranno, molto probabilmente, quindi non si potrà poi utilizzare veramente il monopattino come ultimo segmento del proprio viaggio. Chiaro. Chiarissimo, quindi insomma secondo te sono poche, evidentemente sono poche, beh magari sarà un inizio e poi vedremo quanto saranno diffuse, però è anche vero che se mi dici che ci ritroveremo 16.000 biciclette a Milano di tutti i colori possibili e immaginabili, va bene, comunque vedremo cosa preferiranno i miei milanesi e come evolverà, diciamo, il mercato. A proposito di evoluzione, andiamo un po' a parlare del futuro. Intanto rimarrete sempre e solo sui monopattini elettrici, arriveranno nuovi modelli, farete come altri che magari differenzieranno anche su altri mezzi, vedi le bici di cui abbiamo appena parlato. Parlami un po' come evolverà, diciamo, la flotta di Cerc nei prossimi anni. Allora, noi abbiamo diciamo già in cantiere un nuovo modello di monopattino che diciamo sarà poi messo in pista nelle prossime settimane, insomma nei prossimi mesi qui in Italia. Ecco, quindi questo sempre nell'ottica di miglioramento iterativo, diciamo, Cosa di del nostro mezzo. diverso? Cosa di migliore rispetto al modello attuale? Semplicemente avrà più autonomia. Ok. Intanto avrà una maggior maneggevolezza, avrà più, come dire, ancora più, come dire, robustezza, ecco, in termini appunto di ruote, in termini anche tecnicamente, insomma, di camere d'aria, di circuiti, di sistema frenante, piuttosto che di ossatura, quindi di telaio. Quindi avremo un vero e proprio, come dire, panzer, siamo tedeschi. Beh, questo è importante soprattutto per la vostra manutenzione, immagino, no?
senz'altro, e poi dopo questo ci sarà un ulteriore rilascio, diciamo, in cui sperimenteremo anche qui in Italia, come già sta accadendo in altre città d'Europa, il monopattino con le swappable batteries, no? Quindi con la possibilità, diciamo, di sostituire la batteria lì dove il monopattino si trova, batteria nuova con batteria. Ah, giusto, cavolo, non ci avevo pensato. Quindi questo è molto più comodo per voi, perché non dovete prendere questi benedetti monopattini, portarveli al magazzino, lasciarli lì in ricarica e poi riportarli sul posto, ma semplicemente girate con un furgoncino pieno di batterie cariche e le sostituite al volo. È questo. Esatto, Chiaro, questo darà un chiarissimo. vantaggio straordinario in termini appunto di efficienza operativa e poi naturalmente anche al cliente, perché non dovendo riportare il monopattino in Questo magazzino. diciamo che non l'avete fatto fino adesso, perché fino ad ora avete usato modelli che derivano da modelli, diciamo, commerciali, giusto, consumer. Invece questi sono progettati da zero per questo uso e quindi prevedono questa particolare feature della batteria intercambiabile, che in realtà a un utente normale, insomma, interessa fino a un certo punto. Invece per voi non dico che è fondamentale, però effettivamente a pensarci cambia tantissimo la vostra operatività sulle ricariche. Allora, diciamo che noi abbiamo sempre utilizzato il monopattino, diciamo, fatto su misura per noi, d'accordo? Quindi anche Ok. noi. Evidente che però per delle tempistiche tecniche, ok, lo sviluppo della tecnologia swappable naturalmente prendeva molto tempo e di Chiaro. conseguenza è stata una scelta strategica che ha preferito andare a mercato con un monopattino, diciamo, T800, se vogliamo, Sì. in termini cinematografici. Quindi sta per arrivare il T1000. Esatto, diciamo così. Capito, quando arriverà? Vabbè, che poi all'utente cambia praticamente nulla, immagino, non ci sono, è solo una cosa No, vostra l'utente questa qua. no, nel secondo ovviamente ci sarà la possibilità da parte dell'utente di utilizzare diversi, cioè un monopattino che oggettivamente è ancora più adatto alle sue caratteristiche, però il vero, come dire, il vero, la vera svolta la darà insomma alle nostre operazioni e questo Chiaro. appunto. Quanto costa ora, anzi quanto costerà quando tornerà operativo a Milano e Torino? Allora, noi a Milano pensavamo a un pricing di 1 euro a sblocco e fra i 15 e i 19 centesimi a minuto, d'accordo? Sì. A Torino più o meno saremmo su qualcosa di analogo. Ok. Dimmi una roba, chiaramente quando si pensa a questi servizi, più arrivano competitor, più l'offerta, diciamo, si bilancia su tre o quattro cose che sono molto simili. Cioè, perché devo scegliere Serc e non qualunque altro operatore che ha monopattini molto simili e prezzi molto simili? Perché Serc, come abbiamo detto prima, facendo riferimento a un modello operativo, dire, vo volto al controllo della qualità, è più affidabile. E naturalmente non è cosa da poco, insomma. Se io devo scegliere un veicolo con cui andare in giro in città, l'obiettivo, insomma, è quello appunto di essere il più sicuro possibile. Chiaro. Evidente che poi ci sono una serie di altri assi su cui si muove la scelta dell'utente. Chiaramente il pricing è importante, ma più del pricing è la disponibilità del prodotto, d'accordo? Quindi evidente Sì. che se io scendo a Milano, salgo dalla stazione di non so, San Babila, d'accordo? Non trovo neanche un monopattino di Circa, è evidente che utilizzerò un altro Ah, mezzo di certo, trasporto oppure andrò. certamente, infatti, chiaro. Fortunatamente noi abbiamo diciamo, un dipartimento BI, quindi diciamo, un dipartimento di analisi di flussi di dati molto, come dire, evoluto, che è in grado di intercettare la curva della domanda, intesa come quante persone in che posizione della città, in che ora e in che giorno hanno bisogno del monopattino. Quindi se siamo in grado di intercettare questa informazione e grazie al dominio delle squadre operative possiamo dislocare i monopattini esattamente dove serve all'interno del tessuto urbano. Questo è un grande vantaggio perché appunto consente sempre di far Certo. trovare la flotta esattamente dove Quindi serve e poi. riuscite anche a ricalibrarla, cioè non la lasciate semplicemente, questo lo dico per chi ci ascolta, inizialmente, diciamo, il primo, diciamo, chiamiamolo sempre il modello americano, era quello di mettiamo in strada il più possibile, diverse migliaia, e
e basta, e poi dopo si autoregolano dov'è, tanto sono talmente tanti che ne troverai sempre uno vicino. Invece voi, avendo comunque i limiti che abbiamo detto prima, interessante questa cosa che riuscite anche voi stessi, diciamo, a riposizionare i monopattini in modo tale che siano nei posti in cui è più probabile che servano. È questo che mi stavi raccontando. Esatto. Ma in quale altre città italiane prevedete di arrivare nei prossimi anni e più o meno quando? Se hai già hai una timeline generale, diciamo un piano di attacco dell'Italia nei prossimi anni? Allora, naturalmente un piano c'è, dipende poi dalla, come dire, prontezza Chiaro. dell'indicatore. Quindi è evidente che, insomma, ci piacerebbe affrontare l'Italia sicuramente nella misura delle sue città più, come dire, popolate, però non, di certo non, ci piacerebbe, per esempio, anche fare sistema fra diverse città, magari d'Italia inferiore sulle coste, ok? Piuttosto che molto interessante anche il tema di alcune città del sud che sono molto, come dire, popolate e hanno questo grande vantaggio che si chiama sole, che nel resto d'Europa invidiano tutti Bel e tempo. Bel tempo, e tra l'altro sono anche bisognosi diciamo, sistemi di trasporto, mi sembra. Quindi esatto. oltre all'ultimo miglio, lì potreste coprire anche 5, 6, anche 10, un po' più di miglia. Esatto, quindi tornando, diciamo, alla risposta, ti posso dire sicuramente le principali città italiane, quindi Milano, Roma, Torino, tutto l'hinterland naturalmente delle città, e mi piacerebbe andare in Riviera Romagnola piuttosto che in Riviera Ligure, e naturalmente anche Napoli, piuttosto che, insomma, Bari, Lecce, ecco, Chiaro. perché no? Ti chiedo un'altra roba che mi interessa a me proprio, è piuttosto tecnica, però diciamo dà un po' diciamo, il polso delle società che fanno questi servizi. Se puoi dirmelo chiaramente, qual è più o meno la vita media di un monopattino e in quanto tempo un monopattino si ripaga? Allora, via, la vita media di un monopattino è circa, beh, questa è variabile naturalmente, dipende Certo. da diversi fattori. Posso dirti però che i nostri monopattini sono particolarmente strutturati a livello proprio di componenti costruttive, siamo sui 18 mesi, 12-18 Ok. mesi, un po' dall'utilizzo poi che se ne fa, comunque in linea di massima siamo lì. E per quanto riguarda il tempo di break-even del monopattino, è molto breve, stiamo parlando di veramente alcune settimane, Ah, d'accordo? addirittura? Quindi sono Sì. molto molto utilizzati e qui per spiegarlo proprio velocemente a chi ci ascolta, è proprio la base del loro business, cioè quanto pagano ogni scooter, in quanto tempo se lo ripagano e quanto tempo oltre a quella data cominciano a guadagnare da quel singolo monopattino, no? Per questo prima stavamo dicendo appunto che chiaramente sono volato i primi anni in cui si utilizzavano mezzi consumer, non parlo di Cerc, parlo delle primissime aziende che hanno fatto questa roba, che avevano appunto questo problema, utilizzando mezzi consumer, li pagavano tanto, duravano poco e quindi non riuscivano neanche a ripagarsi nel tempo in strada che dovevano essere ritirati perché si rompevano, eccetera, eccetera, eccetera. Invece voi siete già, mi stai dicendo che siete in larghissimo attivo proprio perché avete degli scooter più robusti, dei monopattini, mi viene a dire scooter che è come li chiamano gli americani, dei monopattini più robusti che sono meglio per voi, per il motivo che abbiamo appena detto, pu puramente economico, e anche meglio per gli utenti, per il motivo che dicevi prima, cioè sono più affidabili ed è uno dei motivi per cui scegliere Cerchi invece che magari altri che hanno monopattini meno affidabili fondamentalmente, giusto? Corretto. Ok. Questo è fondamentalmente, Matteo, abbiamo fatto una gran bella chiacchierata, alla fine dovevamo parlare 20 minuti, ne sono passati 50, e vedremo come evolverà la situazione nei prossimi anni. È molto interessante, è un argomento che a me sta particolarmente a cuore perché va a coprire
un problema che secondo me, insomma, è molto sentito nelle grandi città, o perlomeno io, cioè per me che sono uno che viene spesso da fuori, no? Quindi arriva nella grande città e si deve muovere autonomamente e non ha per niente un buon rapporto con i tassisti per diversi motivi. Quando ho scoperto Uber 10 anni fa a New York, a me è scoppiata la testa. E quando ho visto invece i primi monopattini elettrici a Santa Monica, 3 o 4 anni fa, ugualmente ho pensato: cazzo, rivoluzione! Finalmente posso autonomamente, senza dovermi rompere le balle a telefonare a qualche numero di telefono strano, eccetera, apro la mia app, sblocco questo affare, arrivo dove devo arrivare, ne prendo un altro e avanti così, e massima comodità. Quindi io sono super favorevole e mi sta molto su questa cosa dell'eccesso di regolamentazione, anche perché sono uno poi che di questi monopattini ne utilizza, direi illegalmente, da diversi anni uno che ho sempre dentro il bagagliaio e sono abituato a semplicemente infischiarmene, ce l'ho dentro il bagagliaio, a volte arrivo, insomma, fuori dal centro della città, parcheggio, tiro fuori il mio bel monopattine, arrivo dove devo andare e poi torno alla mia macchina, che è quello che dovrebbero poter fare tutti quanti, o affittandolo o con il proprio, insomma. Vabbè, comunque, a parte questo, che è chiarissimo ormai la mia opinione e penso che tu sia strada d'accordo con me, insomma. Ma non abbiamo avuto una grande discussione su questo, ovviamente. No, affatto, siamo perfettamente allineati. Ecco, sì, diciamo l'auspicio è quello che, come dire, il monopattino possa essere nel futuro riconosciuto come un velocipede e che appunto questo porti a una semplificazione della normativa perché, come naturalmente sappiamo tutti, il rischio in Italia è quello di complicare troppo la normativa e poi naturalmente anche come dire, la strategia, ecco, dell'investitore nel momento in cui si trova Ovvio, certo. troppe barriere potrebbe anche cambiare. Immagino, perché voi siete, ricordami questa cosa, siete arrivati, avete aperto il servizio e poi dopo l'avete richiuso, giusto? Mi ricordo bene? O sbaglio? Sì, esatto, abbiamo fatto Perché tutto. sembrava che fosse legale, poi dopo invece abbiamo detto di no, che non era legale, che dovevate ritirare gli scooter, i monopattini dalle strade, poi dopo invece adesso forse lo facciamo e poi dopo no. Cioè io mi metto nei panni veramente di chi decide di investire comunque tanti soldi su queste robe, sulle nostre città. Cioè, tu non puoi dirlo, però è evidente che è veramente una presa per il culo infinita, o c'è una cosa del genere. È semplicemente impensabile, però da noi magicamente succede ed è quasi normale, ed è, vabbè, incredibile, però va così. Adesso forse entro dicembre, secondo te, è fattibile che almeno Milano e Torino si allineano e poi arrivano anche le altre città? Così sembrerebbe, sì, diciamo, dagli ultimi aggiornamenti che abbiamo, entro dicembre dovremmo essere in grado appunto di far partire nuovamente il servizio sia a Milano che farlo partire insomma per la prima volta a Torino. Ho capito, va bene. Allora, grazie mille Matteo per essere stato con me in quest'oretta su Nerdvana. Spero che sia stato interessante. Ti faccio il mio in bocca al lupo ovviamente per uno splendido 2020 in cui finalmente, magicamente, tutte le città italiane principali si allineeranno alla legislazione italiana e permetteranno a società come la tua di mettere a noleggio questi che sono mezzi fantastici, secondo me, e basta, questo è. Grazie ancora di essere stato con me qui a Nerdvana. Grazie di cuore dello spazio che ci hai dedicato e un saluto agli ascoltatori. Ottimo. Ciao Matteo, grazie. Ciao. Questa è la nona puntata di Nerdvana. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del podcast su nerdvanapodcast.it e su tutte quante le principali piattaforme di podcasting. Vi basta cercare Nerdvana su iTunes, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast o qualunque altra piattaforma di podcast. Grazie per aver scelto ancora una volta Nerdvana. Ci riascoltiamo nella prossima puntata. Ciao ragazzi.